Buonasera e benvenuti a Maledetta Informatica. Stasera abbiamo una parola piccola, piccola, breve, breve, tag, però molto usata. Allora, tag è un'etichetta di una parola chiave che viene associata a un contenuto di qualche genere per facilitarne la ricerca su internet. Allora, tag in inglese vuol proprio dire etichetta, proprio come le etichette che sono attaccate alle merci del supermercato o quelle dei calzini che se non stiamo attenti a staccarle bene li tiriamo sempre via il filo. Quella è la tag. E perché si usa la tag? Immaginate ad esempio un blog. In un blog si scrivono tante cose, anche un po' in libertà. Io nel blog di Maledetta Informatica una volta parlo di scemenze che mi vengono in mente, una volta parlo di storia del computer, una volta di donne, una volta di parolacce. Per dare un ordine, delle chiavi di lettura differenti, ad ogni pezzo taggo delle tag. E così chi poi le vuole ricercare, per esempio, va a cercare donne computer e sa che trova solo gli articoli che parlano di quello, oppure va a cercare nuove parolacce e trova quello. Quindi attaccare delle tag, cosa che normalmente si fa nei post di un blog, ma anche nelle note personali che si tengono sul computer, serve per dare un ordine, una chiave di lettura, proprio come appiccicare le etichette. No? Se uno ha una libreria può appiccicare l'etichetta rossa i romanzi, quella gialla ai thriller e cose via di questo genere. Sui social media c'è un uso particolare dei tag, che è quello di taggare le fotografie. Allora, innanzitutto, taggare è un verbo, diciamo, in italiano, e che non sappiamo dire un altro, mettere un tag, e quindi accettiamo questo taggare. Si taggano le fotografie, soprattutto su Facebook. Pensate di postare una fotografia, pubblicare una fotografia con delle facce di persone. Quando la preparate, automaticamente intorno alla faccia viene intorno un quadratino. Già questo la dice lunga su quanto è avanzata la capacità di interpretare le immagini. E a quel punto voi potete attaccare un'etichetta, che sarà l'etichetta del nome della persona che è lì rappresentata. Quindi, se voi fate una fotografia di gruppo, potete mettere etichette a tutti gli amici che erano presenti. Che cosa succede? Che gli amici vengono poi avvertiti di essere stati taggati tramite una notifica di Facebook. Cioè Facebook permette a me di taggare voi, ma dice a voi che io l'ho fatto perché potreste non essere d'accordo se io vi taggo in una fotografia che voi non ritenete appropriata. Quindi quando vi dicono sei stato taggato, non vi hanno fatto niente di tremendo, però vi conviene andare a vedere dove siete stati taggati. Tra l'altro succede a persone che hanno un nome molto comune come me, è già successo di essere taggata al posto di un'altra Giovanna Giordano, quindi mi è successo di ricevere una notifica da Facebook che mi dice sei stata taggata e vado e trovo una foto di una bellissima ragazza di 20 anni su una spiaggia che guarda caso si chiama come me, ma non sono io. E quindi in quel caso io posso accettare il tag oppure respingere il tag, cioè dire non sono io e a quel punto non verrà più associato al mio profilo. Quindi taggare serve per attirare l'attenzione. A volte viene fatto anche su delle vignette o su dei messaggi che non sono proprio persone, ma uno scrive una cosa e vuole che tanti la vedano, tagga i suoi amici in quella figura, perché così loro ricevono una notifica. Non è una pratica bellissima, però viene spesso usata e ve la dico perché vi potrebbe capitare di ricevere sei stata taggata e poi aprite e trovate un posto dove c'è scritto Viva la Juve e a quel punto lì sta a voi dire l'accetto o non l'accetto. Con questo vi saluto e vi ringrazio, arrivederci alla prossima parolaccia.